senso e poi per costruire una nuova agenda. Io ho scherzato sempre con Domenico dicendo: tu adesso devi guardare dall'alto verso il basso la provincia, perché la provincia è un gioco di specchi. Quando tornerà la provincia a elezione diretta, quella che ha competenze vere, allora sei pronto per raccogliere tutto il territorio. Lui ha dimostrato che non è vero che i piccoli comuni sono condannati a piccole funzioni. Villa Celiera ha ritrovato la dignità della montagna secondo una grande tradizione. La deterministica riguardasse anche questa bellissima parte di Abruzzo. Adesso si tratta di incoraggiarlo e di fare in modo che progetti ambiziosi possano trovare realizzazione, anche immaginando una città più grande, frutto della collaborazione di questo comune e dei comuni vicini. Non è vero che soltanto Pescara si debba alleare per fare una città più grande, può accadere con una formula di ambizione progettuale anche qui. Io vengo ogni tanto da esperienze che vedo fare altrove in Europa, i piccoli comuni fanno dei girotondi progettuali per fare in modo che quanto serve si possa realizzare insieme. Impianti sportivi, la mobilità dal punto di vista dell'arrivo alle sedi scolastiche, la risposta di salute e anche una capacità di promozione occupazionale ed economica. Io devo dire che la classe dirigente politica qui è cresciuta, anche con una selezione molto sfidante. Complimenti a Domenico, e si è dimostrato che anche quando mancano gli avversari si riesce a vincere, a convincere e a stravincere. Complimenti a Domenico, grande fortuna a questa comunità e soprattutto mi auguro che Villa Celiera con gli altri comuni possa